Ciao a tutti, non so se YouTube mi avrà permesso di mettere un titolo esplicito, tra virgolette, e quindi non so se sapete già di cosa vi andrò a parlare in questo video. Se non è già nel titolo, vi dico subito che ho deciso di parlarvi di molestie che ho subito quando ero piccola. È una cosa di cui non vi ho mai parlato. E sono abbastanza agitata anche, se devo essere sincera. Vi ho bene o male raccontato tutto di me e della mia vita. Questa è l'unica cosa che non ho mai detto, sostanzialmente perché me ne sono sempre vergognata. Ma sono giunta alla conclusione che non dovrei essere io a vergognarmi. Voglio approfittare di questo video, se tra le persone che stanno guardando ci fosse qualcuno che ha subito delle molestie o peggio ancora delle violenze, che non dobbiamo essere noi a vergognarci. Quindi, cosa mi è successo? A 12 anni sono andata a vivere con i miei nonni materni e per chi mi segue da poco, per chi non mi conosce, faccio un brevissimo riassunto per spiegarvi perché sono andata a vivere con i miei nonni. A 12 anni ho perso entrambi i genitori, prima mio padre, avevo circa 10 anni, e a 12 anni è morta anche mia madre. Erano malati di AIDS perché mio padre era tossicodipendente. E sono stata presa in affidamento dai miei nonni materni. Inizialmente mia nonna non voleva prendermi con sé. Della famiglia, il capofamiglia praticamente è mia nonna. E quindi mi ricordo che ancora prima che mia madre morisse, mia nonna mi aveva già detto di scegliere tra tre dei miei parenti che si erano offerti di prendermi in affidamento. C'è da dire che io ho passato l'infanzia, quindi ho fatto le elementari a Viareggio, perché con i miei genitori eravamo venuti a vivere a Viareggio quando ero proprio piccolina, quindi ho fatto le elementari a Viareggio. Quando mio padre è morto, io e mia madre ci siamo trasferite in Puglia dove ho tutti i parenti. E io e mia madre stavamo in una casa, però praticamente lì ci dormivamo e basta. Passavamo tutta la giornata a casa dei miei nonni, con i miei nonni e i miei zii materni. E quindi comunque io per 2 anni ho vissuto insieme a queste persone, ho raggiunto una certa confidenza e mi ero abituata a vivere con loro, con queste persone. E stavo iniziando anche a fare nuove amicizie perché avendo dovuto cambiare città e scuola dalle elementari alle medie, inizialmente ho avuto abbastanza difficoltà a integrarmi e a fare amicizia. Quindi diciamo che stavo giusto iniziando ad ambientarmi e a trovare un equilibrio al di là di tutto il resto, insomma. Quindi per me era difficile scegliere tra queste tre persone perché comunque affettivamente avrei scelto mia zia, sorella di mia madre, che però stava in Svizzera, quindi sarebbe stato uno sconvolgimento totale della mia vita. Un'altra opzione era di tornare a Viareggio, quindi sarei comunque tornata in quello che era il mio ambiente precedente, anche se non proprio Viareggio, Viareggio, però con delle persone con cui non avevo un legame forte, anzi, cugini di mio padre, quindi parenti anche abbastanza alla lontana, che conoscevo, sì, però non c'era un legame affettivo, anche se ho apprezzato il fatto che si siano proposti. E poi c'era un fratello di mio padre, che stava in Puglia, però in un altro paese, quindi avrei comunque dovuto cambiare scuola. E comunque anche con loro non c'era un legame forte,
Com'è con i miei zii materni? Perché comunque ci avevo vissuto insieme per 2 anni, quindi ero combattuta sulla scelta. E comunque non ho poi dovuto scegliere perché mia nonna poi ha saputo che prendendo me avrebbe preso anche dei soldi, e perché avrebbe preso il mantenimento, dei soldi mensili per il mio mantenimento, e in più avrebbe avuto la gestione del mio conto, dove c'era l'eredità che mi aveva lasciato mia madre. Questa dell'eredità è un'altra storia. Non mi sto ad entrare anche in questo discorso, sennò il video viene lunghissimo. E comunque a quel punto mia nonna ha fatto carte false per potermi prendere, nel vero senso della parola, perché mia nonna aveva 2 case. Una che teneva vuota, dove eravamo stati io e mia madre, appunto, e questa era una bella casa, dignitosa, bella comunque. E la casa in cui viveva realmente mia nonna, che invece è in condizioni pessime. In questa casa, appunto, ci vivevano mia nonna, mio nonno e 3 dei fratelli di mia mamma. E in questa casa c'erano solo 2 camere da letto, una per i miei nonni e una per me e i miei 3 zii. Quindi, per gli assistenti sociali questa situazione per me non andava bene. Quindi mia nonna ha dichiarato che io, mio nonno, mia nonna e mio zio più piccolo, che era ancora minorenne, abitavamo nella casa più bella. E io, quindi, di conseguenza, avevo una camera tutta mia. Tra l'altro, c'era la camera perché mia mamma mi aveva comprato i mobili per farmi la cameretta, quindi c'era realmente la mia cameretta lì. Quindi, appunto, alle assistenze sociali ha dichiarato che noi quattro vivevamo lì. Invece no, invece vivevamo nella casa fatiscente e io condividevo la camera da letto con gli altri miei 3 zii. Questo per farvi capire un po' anche com'è mia nonna, e non gli interessava assolutamente niente di me, ma solo dei soldi sostanzialmente. E poi c'è mio nonno che apparentemente è la parte più buona, no? Rispetto a mia nonna, che è molto cattiva, dura, sempre incazzata. Mio nonno era quello più bonaccione, no? E apparentemente, perché comunque diciamo che più che altro lui non si esponeva, ma comunque dava sempre ragione a mia nonna. E poi si ubriacava molto spesso. E quando si ubriacava faceva casino, diventava cattivo e spesso lo portavano a casa perché non si reggeva neanche più in piedi. Purtroppo quasi tutti i fine settimana era così. E a volte anche di più, nel senso che si faceva anche una settimana intera con quelle condizioni. Però diciamo che la routine era quella del fine settimana, era quasi immancabile. Che succede? Che mio nonno inizia a molestarmi, senza scendere nello specifico di quello che faceva, perché non saprei come dirlo senza essere esplicita. Comunque ha iniziato appunto a molestarmi. E le prime volte sono rimasta interdetta e poi dopo ci ho pianto perché non mi capacitavo del perché mio nonno, il padre di mia madre morta, mi facesse delle robe del genere, cioè non riuscivo a comprendere.
il perché e ci stavo male. Le volte successive poi è subentrata la rabbia, tanta rabbia, e quindi ho iniziato a difendermi. E una volta c'era un posacenere sul tavolino, grosso così, fatto in pietra leccese, e l'ho preso, ho iniziato a picchiarglielo dietro la schiena e lui, di tutta risposta, mi ha presa per il collo. E un'altra volta l'ho graffiato sulla faccia, un'altra volta ancora e l'ho tagliato sulla pancia con un coltello. Non volevo accoltellarlo, ovviamente, era solo, ho fatto proprio così in modo che capisse che mi doveva stare lontano. Non è semplice. La cosa peggiore, se vogliamo, che mia nonna lo sapeva, una volta è entrata in stanza mentre io stavo cacciando mio nonno come al solito, come facevo. E lei è entrata, ha visto cosa stava succedendo. E la cosa assurda è che non solo non ha detto niente, ma mi ha guardata malissimo, malissimo, veramente con tutto l'odio che poteva metterci in quello sguardo. Scusate, forse mi fa ancora più male il fatto che mia nonna mi desse la colpa. Quindi ovviamente per mia nonna era colpa mia. E niente, questo sostanzialmente è stato quello che mi è successo. Mi rendo conto che avrei potuto, anzi avrei dovuto denunciare sia mio nonno che mia nonna. Ma un attimo. Ma la verità è che non ho avuto il coraggio, ero piccola, ero sola, non avevo il supporto di nessuno e quindi non l'ho fatto, ma se lo sarebbero meritato. Quindi se qualcuno che sta guardando questo video sta subendo qualcosa del genere, voglio dirvi: fatevi coraggio e denunciate, non fate come ho fatto io. Non fategliela passare liscia. Se aveste bisogno di supporto morale, io ci sono. E basta, chiudo qui il video perché non voglio mettermi a piangere. Quindi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.